Riguardo alle presunte connessioni trattative tra Savoini, un emissario della Lega, e uomini russi non ben identificati per presunti finanziamenti e compravendita di petrolio. Praticamente, l'accusa di questo giornale statunitense, questa inchiesta giornalistica, presume, ipotizza che c'era una trattativa per una compravendita di petrolio, dove una parte di questa vendita, un surplus, sarebbe andato, 65 milioni, al partito di Matteo Salvini. Oggi la Procura di Milano ha aperto un'investigazione, un fascicolo, un'inchiesta, ipotizzando un reato. Il reato ipotizzato è corruzione internazionale, però è un reato ipotizzato anche perché la compravendita di petrolio non è mai avvenuta, alla Lega non sono mai arrivati soldi, tantomeno a Matteo Salvini. Quindi neanche questa investigazione giornalistica di questo giornale statunitense BuzzFeed, già noto agli inquirenti, perché l'audio di cui si parla in questi giorni era già in possesso dei magistrati. Non si sa se era già in possesso dei magistrati dopo una piccola inchiesta fatta dal giornale italiano L'Espresso a febbraio-marzo o se gli sia stato consegnato recentemente da fonti e da persone anonime. Anche lo stesso settimanale statunitense dice: noi non sappiamo perché dall'audio non si evince se questa trattativa sia mai stata conclusa. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che non c'è mai stata nessun versamento di soldi, nessuna compravendita di petrolio e quello che emerge è che probabilmente, come la Russia ha fatto con gli Stati Uniti e con altri paesi in Europa, cerca di influenzare le elezioni in differenti paesi per averne un tornaconto economico, sociale, mondiale, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente quello che penso io personalmente non è scritto da nessuna parte, nessuno, è la mia opinione. Io credo che magari l'emissario di Salvini sia stato contattato. Infatti in questa discussione questo Savoini dice adesso Salvini è il Trump d'Europa, cercheremo di portare questa linea del Trump europeo, italiano, europeo a tutta Europa, quindi una prima parte, una sorta di elogio al capo, al leader politico del primo partito italiano. Adesso, lì si era ancora prima delle elezioni europee, ancora non si sapeva l'esito delle elezioni europee. Probabilmente lì è arrivata una proposta dalla Russia, questa è sempre una mia idea, che probabilmente è stata gentilmente scartata e rifiutata dai vertici della Lega o direttamente da Savoini senza l'intercessione di Salvini, che magari era informato che questo signore, questo emissario andava a sentire cosa avevano da dire i politici russi e probabilmente gli avrà detto anche: mi raccomando, non accettare niente di strano, mi raccomando. Infatti, probabilmente questo Savoini in autonomia ha deciso di prendere gentilmente, perché comunque sono rapporti diplomatici, prendere gentilmente le distanze dall'offerta di finanziamento al partito, anche perché sinceramente non era neanche necessario un finanziamento politico perché Matteo Salvini ha fatto il suo giro, ha fatto le sue conferenze, è stato in tutti i comuni d'Italia, gran parte, non in tutti, quindi sinceramente questo finanziamento a mio avviso non era neanche necessario, però è una mia opinione personale. La magistratura adesso sta facendo la sua indagine, anche se si scopre che era già in possesso di questo audio. Probabilmente da questo audio non si evince nessun tipo di reato, non c'è la prova di nulla. Però
Per questo che probabilmente la procura non l'aveva tirato fuori prima perché avevano capito che era inconsistente. Però, sai, Matteo Salvini è un poco scomodo a tante persone. E quindi ogni cosa, ogni appiglio, soprattutto a una persona scomoda che adesso ha il 40% ed è vicino a partiti con cui potrebbe avere più del 50%, addirittura arrivare al 60%, perché se voi mettete insieme adesso Salvini al 40%, Fratelli d'Italia all'8% e gli mettete Forza Italia tra il 6, 7, 8%, si va ben oltre il 50%, si arriva quasi al 60%. Comunque, vedremo quello che succede. Vi ringrazio per aver ascoltato il mio video, tanto le beghe politiche sono all'ordine del giorno. Grazie e al prossimo video, buona serata.